Malachia 3, dal versetto 13. Parla al mio cuore, Signore. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano, sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi pure. Gloria a Dio. Questa differenza, dice il Signore, si vedrà ancora e sarà definitivamente palesata, dimostrata in questa prospettiva che abbiamo letto proprio nel giorno del Signore, cioè dal giudizio divino, dal giudizio definitivo. Ma intanto Dio, che conosce i cuori, che prova le reni, che sa i sentimenti di ognuno di noi, che quindi scruta, valuta, giudica, il Signore vede già questa differenza delle anime davanti a Lui. Allora questa parola vuole essere non soltanto una prospettiva di giudizio, ma un incoraggiamento, un'esortazione, proprio a passare dalla parte di quelli che temono Dio, che amano il Signore, per poter essere visti, trattati da Lui come Suoi servi, anzi, dice, come Suoi stessi figli. Come a dire, cioè, in vista di quel giorno, voi dovete sapere di essere la mia proprietà particolare. Ci sono dei momenti in cui forse non è così visibile, non è così certo agli occhi degli altri, ma così io vi vedo, Signore, dice il Signore, e voi vedrete ancora questa differenza. Una parola che quindi vuole subito fermare, vuole subito incoraggiare, ma anche scuotono. Quanti in ogni tempo, per tante situazioni, possono essere portati a pensare, a dire, ma non vale la pena servire il Signore. Cerco di essere fedele, ma poi alla fine quello che mi arriva non è benedizione, ma sono soltanto problemi. Ho cercato di essere umile, ma mi hanno messo i piedi in testa. Ho cercato di conservare la parola del Signore, ma poi sono stato privato di tanti beni. E pensiamo tutte queste cose. Poi addirittura l'occhio inizia a volgersi anche altrove, quando non vediamo soltanto i nostri problemi. Magari mentre vogliamo onorare e servire il Signore, ma vediamo quelle che sembrano invece le buone cose, perfino le benedizioni di quelli che non amano e non servono il Signore. Allora lì l'anima rischia di andare in tilt. Perché tu dici, io lo servo e me la passo male. Lui non lo serve, lei non lo serve, e va tutto a gonfie vele. Guardate che prima o poi ci passiamo tutti da queste cose. Allora il Signore arriva proprio per dire, aspetta, aspetta, i conti si fanno alla fine. Ma voi vedrete ancora questa differenza, proprio perché sembra a volte che non c'è giudizio, che il Signore non prende così cognizione del male che fanno gli uomini, che tutto scorre e va avanti come se un Dio non ci fosse. Ma l'Evangelo ci ricorda che il Signore non ha fretta di giudicare,
non sta lì nella pelle perché deve al più presto condannare. Il Signore aspetta perché lui è paziente e vuole che ognuno si ravveda e giunga a ravvedimento, a salvezza. Molti pensano che Dio ritarda l'adempimento delle sue promesse. Signore non ritarda mai il compimento delle sue promesse, si avvereranno tutti a tempo debito, a tempo giusto. Ma il Signore aspetta prima di giudicare, mentre la sua ira rimane sospesa, proprio perché vuole toccare altri cuori, vuole che altri ancora possano realizzare la sua grazia. Ma in tutto questo va e vieni di situazioni così a volte controverse, spesso viene fuori quello che c'è dentro di noi. La differenza tra chi teme Dio e chi non lo teme spesso viene fuori, è palpabile nel tempo della prova. Quando tutto va bene, tutti quanti amiamo il Signore, anzi amiamo tutti, noi diciamo di amare tutti, io voglio bene a tutti, voglio bene al mondo intero. Aspetta che ti pestano i calli e poi me lo torni a ridire, perché è la prova che poi fa venire fuori le cose. E così è per il popolo di Israele, anzi qui il popolo di Giuda, è più giusto dire. Sono tornati in patria dalla cattività babilonese, è passato oltre un secolo, siamo ormai nel V secolo avanti Cristo, grazie a quel famoso editto di Ciro il Persiano, il Tempio è ricostruito, il popolo si è ristabilito nella terra promessa, però è già un tempo di rilassatezza, di declino spirituale, morale, le cose non vanno tanto bene, sono tornati in patria ma ormai sono in affanno. Sì, è vero, i persiani hanno dato a tanti questa possibilità di invocare ciascuno il proprio Dio, però la dominazione persiana, soprattutto con i suoi tributi, si fa sentire, spesso è opprimente. Le cose non vanno bene neanche coi loro raccolti, quando seminano, poi passano sempre le locuste, ogni sorta appunto di insetti divoratori. Quindi in sostanza questa speranza nelle promesse del patto di Dio si sta affievolendo. E tanti che cantavano la gloria di Dio, tanti che ringraziavano il Signore, tanti che lo osannavano dal mattino alla sera, adesso quel canto nella loro bocca inizia a regredire, nella loro mente iniziano invece ad affiorare dei pensieri, quasi che Dio non fosse stato né puntuale né giusto. E poi c'è anche di più, mentre alcuni, per cercare appunto di farsi giustizia o di avere fortuna economica da sé, iniziano a compiere degli atti ingiusti, disonesti, illegali, e queste persone sembrano prosperare, rubano e gli va bene, non onorano il Signore ma vanno avanti e sembrano avere tanti vantaggi. Allora le persone pie, quelle che sono lì a pensarci, a ragionare, a riflettere, iniziano a essere tentati. Iniziano a pensare, ma come mai? Come è possibile tutto questo? Perché l'empio sembra prosperare, il pio non soltanto ha i problemi comuni a tutti quanti gli uomini, ma anche le problematiche che vengono dalla sua fede, dalla sua fedeltà. Le cose a volte si sommano e l'anima rischia di non poter sopportare tutto questo. Allora il Signore manda questa parola proprio per tutti, ma per alcuni in maniera particolare. Guardate che nel momento della prova emerge chi veramente teme Dio e chi non lo teme. Chi guarda al Signore soltanto per avere i propri vantaggi, con la tabellina fa i calcoli, se mi conviene o non mi conviene qui onorare Dio, qui mettere in pratica la sua parola, ma questo non è timore di Dio. Il timore di Dio, per partito preso, dice: io voglio onorare il Signore perché Lui è degno.
perché lo merita, perché mi ha fatto del bene, non perché tutto debba andare bene nella mia vita secondo quello che io penso, ma perché Dio è santo, Dio è fedele. Eppure nel momento adesso della prova sta venendo fuori quello che c'è dentro tante anime e molti iniziano a coalizzarsi. Ed è un momento veramente triste e particolare per la storia di Giuda che è rimpatriata dall'esilio, dalla cattività babilonese. Il momento in cui si è provati, si è urtati, si è scombussolati. In effetti è così. Quando noi siamo urtati, quando noi siamo colpiti, se siamo dei vasi, viene fuori quello che c'è dentro. È quasi matematico. Se dentro c'è mansuetudine, la gioia del Signore, la voglia di servirlo, la dolcezza spirituale, la speranza, quando ti colpiscono e ti urtano, queste in qualche modo verranno fuori. Se dentro c'è amarezza, egoismo, vanagloria, astio, cattiveria, iniquità, quando ci urtano, questo verrà fuori. Voi vedrete la differenza tra quelli che sono empi e quelli che vogliono servire il Signore. È un tempo particolare per Israele. Molti stanno iniziando ormai a parole, a fatti, a manifestare un certo risentimento verso Dio. Non ne fanno più mistero, sta venendo meno il timore del Signore. Perché? Perché alla radice stanno confondendo le cose a livello spirituale, la vista è veramente annebbiata e confondono a volte quella che può essere la prosperità materiale delle persone con l'approvazione spirituale di Dio, ma sono due cose distinte e separate. Una persona può prosperare per poco, molto tempo, materialmente, anche senza la benedizione di Dio, anche senza l'approvazione del Signore. Quindi non dobbiamo trarre come in un'equazione così la somma e non dobbiamo neanche pensare che a volte la tolleranza, la pazienza di Dio verso certi comportamenti equivalga ancora alla sua accettazione, come se Dio legittimi certi comportamenti e approvi certi pensieri. E se noi non conosciamo il Signore, noi cadiamo vittime di ragionamenti e comportamenti sbagliati. Signore, aiutaci. Come dice Salomone, siccome la sentenza verso una cattiva azione non viene subito eseguita, ci ha sbagliato, dovrebbe essere colpito, ha fatto questo, dovrebbe essere raggiunto dal giudizio di Dio, ma Dio non esegue subito, dice che il cuore degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Se lui fa questo e rimane impunito, quasi quasi lo faccio anch'io. Ma per chi teme il Signore, la questione non è l'impunità. Vediamo fin dove posso arrivare a trasgredire, basta che rimango impunito. No, per chi teme e ama il Signore, il discorso è quello di glorificare Dio, di non offenderlo. Ecco perché quindi la parola di Malachia in questo tempo così particolare vuole fare venire a galla questo sentimento, perché poi non sono le circostanze, le avversità particolari che noi possiamo magari affrontare, ma è il sentimento che c'è dentro, che c'era già prima, cioè che è venuto a mancare il sacro timore di Dio. Non conosciamo il Signore, quindi rispetto a quello che accade a noi, che ci definiamo magari persone che amano Dio, e quanto accade ad altri, che magari lo bestemmiano facilmente, noi pensiamo che non ne valga la pena. Signore, opera in ogni cuore stasera, in ogni mente, perché quando è così noi lasciamo sempre meno parlare il Signore,
siamo influenzati sempre più da altri ragionamenti, iniziamo a servire sempre meno il Signore, a praticare la parola di Dio dove vogliamo noi, dove scegliamo noi, in altre parole dove ci conviene, dove c'è un vantaggio, ma questo ci allontana sempre più da Dio. Non è facile in questo mondo. Nessuno sta dicendo che è semplice ed è comodo essere fedeli al Signore. Però è buono che cerchiamo Dio, che ci prepariamo, che sappiamo come stanno le cose. Perché mentre aspettiamo il Signore, le cose non andranno meglio. Se oggi è difficile, domani sarà ancora più difficile. Questo la Chiesa lo deve sapere, in modo da coltivare veramente il timore del Signore. Molti sono andati oltre i pensieri e le parole, hanno cioè preso posizione. Qui sembra quasi che abbiano insieme, si siano parlati, confrontati e hanno fatto una dichiarazione. Non vale la pena servire Dio, noi proclamiamo beati i superbi, quelli che agiscono malvagiamente. Noi vogliamo dire che questa è la realtà, questa è la verità, ci siamo confrontati, l'abbiamo messa per iscritto e questo deve in qualche maniera influenzare anche gli altri. Ma grazie a Dio non è così. Perfino Gesù quando è venuto ci ha insegnato che noi dobbiamo avere speranza nel Signore. Ricordate il sermone sul monte? Beati i mansueti perché loro erediteranno la terra. Beati quelli che cercano la giustizia, anche quando a causa di quella giustizia, per la loro fedeltà, saranno perseguitati. Perché? Perché di loro è il regno dei cieli. Il Signore smentisce, ha sempre smentito insegnamenti e posizioni del genere. Eppure alcuni sono influenzati, contagiati e stanno facendo quasi delle scelte di campo. Sono lì che si fermano presso gli empi, presso il banco di chi schernisce ormai il Signore, pensa che Dio non sia all'opera. Alcuni sono in bilico, forse anche in mezzo a noi, forse chi ascolta, persone che pure hanno un certo timore di Dio, ma che hanno situazioni così controverse, pesanti, che sono veramente tentate. La parola di Dio ci dà un esempio forte, ricordate quello di questo capo cantore, Asaf. Leggetelo il Salmo 73. Lui inizia col dire: io posso dire solo bene del Signore, Dio è buono con Israele. Lo ribadisce, non parla male di Dio, però dice: io stavo per soccombere, per cadere. Io stavo per passare dall'altra parte. Volevo fare la volontà di Dio. Andavo al culto. E quando andavo al culto cantavo. Mica ero come quelli che stanno a bocca chiusa perché ce l'hanno con il Signore, non si preoccupano di onorarlo, non hanno riverenza. Io cantavo, ero il capo dei cantori. I miei figli hanno imparato a cantare con me, potrà dire Asaf. Però tutto andava storto, da tutti i punti di vista. Poi ho iniziato a vedere delle persone che si comportavano con arroganza, con violenza, con superbia. Tutti dalla loro parte. Tutto gli andava bene, nessun problema di salute, il conto in banca ottimo. Oh, tutti dalla loro parte. E io sono stato lì in bilico. Ma veramente vale la pena servire il Signore? Essere fedeli fino alla fine? Essere integri ad ogni costo?
fare la sua volontà, andare avanti con la parola di Dio. Ho cercato di riflettere a modo mio, ma non ci saltavo fuori. I loro ragionamenti sembravano avere il sopravvento. Ragionavo con la mia testa, con le mie esperienze, traevo le mie conclusioni. Stavo veramente per cadere, stavo per unirmi a loro, per parlare come loro. Ma poi c'è stato un culto in cui il Signore ha toccato il mio cuore. Sono entrato nel santuario di Dio, ho visto la fine degli empi, ho visto la grazia che Dio riserva ai suoi e ho detto: Signore, io non ho bene all'infuori di te, né sulla terra e neanche in cielo. Voglio stare con te, Signore. L'esperienza di Asaf è proprio quella del giudeo che si pone la domanda se vale la pena, se è veramente un vantaggio servire il Signore, quando non si vede la differenza. Tu la vedrai la differenza nella tua vita, ma ora soprattutto tu la senti nel tuo cuore la differenza. Perché avere la pace, l'approvazione del Signore non ha prezzo. Lascia che raggiungano tutti gli obiettivi, che salgono in vetta al mondo, che abbiano tutti ai loro piedi. Quando vai a letto la sera, hai l'approvazione di Dio, la grazia di Dio, sapere che Dio è con te, che Cristo ti ha perdonato, che lo Spirito di Dio dimora nella tua vita. Non c'è tesoro più grande. Nulla puoi mettere sulla bilancia che possa equivalere, che possa avere tanto peso. Il tempo della prova. Vai avanti, fratello mio, sorella mia, perché il Signore è con te. La differenza si vedrà ancora. Come si vede, si deve vedere anche nel tempo della correzione. È un tempo particolare. Dio vuole correggere questi giudei. Come un padre. Cosa sono queste parole? Dalla tua bocca. Voi usate parole dure contro di me. E subito, vedete, si vede la differenza tra quelli che ribattono e quelli che, come Asaf, dicono: Signore, illuminami e aiutami. Ci sono alcuni che dicono: ma in cosa noi parliamo male di te? Perché ci dici che usiamo parole dure? Perché poi, sapete, perdiamo anche la cognizione, la sensibilità. O a volte nascondiamo la realtà. Il tempo della correzione fa venir fuori quello che noi siamo. Se vogliamo crescere nelle vie di Dio o se abbiamo soltanto amor proprio da vendere e non sopportiamo che nessuno ci educhi, ci insegni, ci riprenda e ci corregga, addirittura ribattono al Signore. Ma grazie a Dio c'è anche chi si pente di pensieri di sfiducia, di atteggiamenti sbagliati, di parole dure, di deduzioni amare. E c'è chi torna ad ascoltare Dio, a ricevere la sua parola. E mentre riceve la sua parola, conosce di più il Signore. Perché questo è il segreto. Conoscere Dio, chi Egli è, la sua natura. Questo fa la differenza nel tempo della difficoltà. Molti dicono: ma come andranno le cose? Ma cosa succederà? Perché Dio permette questo? Come mai quell'altro? Come mai le guerre e quell'altro ancora? Dice la parola di Dio che il principio della saggezza e il timore di Dio è conoscere il santo e l'intelligenza. Io non so il perché di tante cose. Non le so spiegare né agli altri e neanche a me. Non so cosa avverrà. Però so chi è il mio Signore. Conosco un po' della sua natura. So che Dio è buono e santo, che Dio sa quello che fa. E conoscere il suo carattere mi mette al sicuro e mi dà speranza. Do carta bianca al Signore. Non so quello che avverrà, non so il perché di quello che è avvenuto, ma so che mi posso fidare del Signore. Ci sono quelle persone a cui dareste le chiavi di casa? Beh, qualcuno c'è sulla faccia della terra, eh? Non dico il primo che capita,
Se qualcuno ti dice dammi le chiavi di casa tua perché devo fare qualcosa, dammi le chiavi della tua macchina perché... Tu non stai subito lì a pensare, questo mi vuole rubare la macchina, eccetera, questo mi vuole fare un attentato in casa. Se lo conosci, se puoi dire che è una brava persona, se puoi dire che ti vuole bene, se puoi dire che è un uomo, una donna giusta, giusto, tu ti basi sulla conoscenza che hai della sua persona e gli dai le chiavi. Non sai quello che farà, ma sai che da quella persona ti puoi aspettare soltanto del bene. Così è il popolo del Signore. Il popolo del Signore non ha conoscenza di tutto quello che avviene o non avviene sulla terra, non abbiamo delle pratiche occultistiche per scoprire i misteri del mondo, ma conosciamo il Santo, conosciamo Dio. Ecco perché è importante salutare per il popolo del Signore. Sono quelli che spaccano la Bibbia in due solo per avere la risposta di Dio nei loro problemi, per essere accontentati così, a volte nei loro sogni, nei loro progetti, nei loro ideali. Però manca la lettura, la meditazione, mai uno studio biblico, mai approfondire, cioè manca la conoscenza di Dio. Giorno dopo giorno, metodica, manca la conoscenza del Santo. E quindi in tanti frangenti è più facile che siano influenzati da altre voci piuttosto che orientati, illuminati dalla parola del Signore. Questo sta accadendo in Israele e allora si stanno formando come due blocchi. Quelli che si parlano, si confrontano, si tengono sponda nel proclamare che è meglio non servire il Signore, ma ci sono quelli che conoscono Dio, non sono dei casi rarissimi, grazie a Dio, e non sono, dice Malachia, neanche dei casi isolati, perché poi in qualche modo si ritrovano fra di loro e si influenzano nel bene, conoscono il Signore, vedete, e si parlano con la parola di Dio, non con i propri pensieri. Sono entrati nel santuario, non solo hanno letto, ma hanno visto, hanno sperimentato, e quindi parlano la stessa lingua. Si parlano fra di loro e il Signore li benedice. E abbiamo letto che Dio è lì, è attento, ascolta. Un libro è stato scritto, cioè Dio registra quello che è avvenuto, nota queste persone pie, assicurando loro che nel giorno del giudizio loro saranno la proprietà particolare del Signore. Dio non le confonderà con altre persone, Dio sa la differenza. Può essere anche un gemello siamese, può essere una persona identica a te. Dio conosce il cuore, vede la differenza. E quindi Dio registra questo libro scritto, no? È un modo per dire che è tutto registrato, quello che è accaduto sulla terra, e Dio farà la differenza nel giorno del giudizio. Ma non soltanto, dice lì, è presente mentre c'è da ricordare queste persone che temono Dio, fa anche da testimone, ascolta, perché questi pii si accordano. Vengono da strade diverse, da esperienze, da problemi diversi, ognuno stava seguendo la sua propria via. Ci potrà sembrare strano, ma spesso gli empi trovano presto l'amicizia e l'accordo. I pii hanno bisogno di tempo. Troveranno l'accordo e Dio è testimone. Ascolta in silenzio. Hanno tutti timore di Dio, ma vengono da vie diverse. E quindi ci sono dei momenti in cui si confrontano, questionano e non se le mandano a dire, se le dicono. Se le dicono senza peli sulla lingua, ma alla fine se le dicono con la parola di Dio, e tra loro si parlano con la scrittura
e addivengono con la preghiera a un accordo per fare insieme la volontà del Signore. Perché non hanno più di mira mire personali, forse la pensano diversamente su tante cose, ma hanno in comune la cosa più importante. Vogliono vedere la gloria di Dio, vogliono vedere la volontà di Dio attuata, sono pronti a fare passi indietro purché il Signore sia lodato e magnificato, e il Signore è attento, il Signore è testimone. Come dice Gesù, ci sono dei momenti in cui a volte il pio si può scontrare con l'empio, chissà se torna a Dio, se ha peccato, dice, convincilo con la parola di Dio. Se non ce la fai, se non è possibile, se non l'ascolta, chiama due o tre testimoni, parlategli insieme con la parola. Se non è possibile, quello si è schierato da un'altra parte. Ma poi viene anche ai pii che sono rimasti insieme e dice, se due o tre si accordano a fare la mia volontà, io sono lì presente, io li guido a vedere la mia gloria, dice il Signore. Vedete quanto è importante lasciare operare Dio nel cuore e capire che noi non possiamo avere scontri di punti di vista, se no non ci saltiamo mai fuori, neanche tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra credenti, tra amici, fra me e te, fra noi c'è l'Evangelo, c'è la parola di Dio. Parlatevi, dice, se è necessario al culto, cantatevi, parlatevi con salmi, inni e cantici spirituali. Ma stiamo lodando Dio? Sì, però con le scritture ci stiamo parlando gli uni gli altri. Ecco, i pii che vedete si sono parlati e si sono influenzati nella pietà, cioè nell'amore di Dio per cercare la sua gloria, osservando la parola non per avere vantaggio o convenienza, ma per rispetto, per amore. E poi viene il tempo, dice Malachia, della riconsacrazione, perché alcuni che stavano dall'altra parte adesso vogliono temere Dio. Quelli che temono Dio si sono confrontati fra di loro, imparano l'uno dall'altro, si incoraggiano nel bene, si risvegliano. E quando viene il tempo della riconsacrazione, la differenza si vede. Prima forse eravamo complici gli uni con gli altri, ma quando uno poi in una famiglia, in un luogo, si riconsacra veramente a Dio, la differenza si vede, perché inizia a vivere secondo la volontà del Signore. I problemi non mancheranno, ma quella differenza che è già netta agli occhi di Dio, tante volte sarà anche visibile ai nostri occhi. Quando Dio opera, chiama a consacrazione, si fa come un vaglio. Erano 32.000 quelli che Gedeone aveva con sé per combattere contro i Madianiti, sembravano tutti pronti alla battaglia. Bastò dire, chi ha paura nel cuore? Già, ne restarono 10.000. Bastò questo. 10.000 sono un po' troppi, Gedeone. Quando andate al fiume, deve venire fuori. Chi sono i credenti che vogliono fare la volontà di Dio e chi sono quelli abituati all'idolatria, quelli che si inginocchiano per prendere l'acqua, tirali fuori. Quelli che continuano a camminare e leccheranno l'acqua senza neanche fermarsi, senza inginocchiarsi, quelli prendili con te, perché con quelli tu libererai il mio popolo, perché per liberare il mio popolo c'è bisogno di persone che loro stesse siano state liberate dal Signore, dalla paura, dagli idoli, dal peccato. Vedete quanto è importante. In una comunità dove tutti quanti ci assopiamo e scambiamo il cristianesimo con il parco dei divertimenti,
e cerchiamo Dio soltanto per le nostre soddisfazioni materiali, alla fine la differenza non si vede più. Ma in una chiesa dove c'è risveglio e riconsacrazione, la differenza si vede di nuovo. Appare, perfino per come noi siamo, perfino per come noi ci conduciamo, appare di nuovo. Quando ero un giovane pastore a Trieste, mi dissero di portare un gruppo evangelico, mi dissero missionario, dovevo accompagnare in Croazia. Io mi aspettavo, ho detto, un gruppo missionario, adesso andrò lì e troverò persone con l'aureola. Ero appena entrato nel ministero. Non li conoscevo e non li ho riconosciuti quando li ho visti. Dice, i fratelli, quando li vedi da lontano li riconosci. Non avevano la Bibbia in mano, non avevano niente. E non parlo soltanto dell'abbigliamento, cerco di non essere un bigotto, parlo del linguaggio, del vanto. Non si vedeva la differenza tra loro e gli inconvertiti, mi dispiace. Quando serviamo veramente Dio, viene il tempo in cui la differenza si vede. Parli in maniera diversa, agisci in maniera diversa. Non vanti te stesso, dai gloria al Signore. E quando viene il tempo della riconsacrazione, quello che sembrava uno svantaggio invece adesso è una speranza. Quando siamo lì davanti al Signore, insomma, sembra che siamo tutti uguali o che il Signore sembra così pretendere di più da alcuni, quasi che voglia punirli invece che benedirli. Ricordate Gesù, voi siete come i miei tralci, io sono la vera vite. Quelli che non portano frutto, quelli che non dimorano nella vite, io li metto da parte. Quelli che portano frutto, io li poto, li rimondo affinché portino ancora più frutto. Domando loro di più. Ti insegno un segreto. Quando il pastore e gli anziani sono esigenti con te, è perché hanno visto qualcosa. Sono persone a cui non puoi più dire nulla. Non puoi chiedere nulla e più di tanto non gli puoi dire. Quelli a cui puoi dare un consiglio, una correzione, sono quelli in cui tu hai visto delle anime che possono portare più frutto alla gloria di Dio. Io li rimondo affinché ne diano di più. Anche se per quel tralcio, se si dovesse confrontare con gli altri tralci, che sono stati tolti, ma sono ancora lì, verdi, nessuno gli fa niente, nessuno li pota, nessuno gli toglie i parassiti, nessuno sta lì a domandargli nulla. Se la prendono tutti con questi tralci che sono attaccati alla vite, togli questo, togli quell'altro, quello non va bene, questa parola non la dire, lì non andare, questa amicizia non è giusta, questa relazione non è santa, ma sempre con noi che siamo attaccati alla vigna, sì, è perché tu porti ancora più frutto. Quel tralcio è verde, ma aspetta, perché quel tralcio lontano da Dio si seccherà e un giorno sarà buttato nel fuoco. Lo comprendiamo stasera? Sembra che alcuni se la passano meglio perché Dio a loro non dice più nulla, non li corregge, non perché in loro va tutto bene, in loro va tutto male, non li corregge per il semplice, tragico motivo che a quelle anime Dio non ha più nulla da dire. E quando Dio non ha più nulla da dire è la fine. Lascia stare che sono ancora verdi, sono destinati al fuoco. E un giorno, dice, verrà il tempo nel giudizio in cui voi vedrete definitivamente la differenza tra il giusto e l'empio, ma per l'empio sarà troppo tardi. Lo chiameranno ancora Signore, ma da tempo non fanno più la sua volontà. Gli diranno, oh, guarda quante profezie, opere potenti, miracoli nel tuo nome. Io non vi ho mai conosciuto.
Non siete dei tralci che hanno potuto dimorare con me nella parola, nella vera vite. Allora Dio ci dia grazia stasera, specie per il tempo in cui noi viviamo, in cui è sempre meno facile a volte vedere la differenza. Noi rischiamo di creare sempre più una zona neutra, una zona grigia tra credenti e non credenti, tra i cosiddetti simpatizzanti e quelli che sono in cammino. Gesù la pensa diversamente. O sei con lui o sei contro di lui. La zona grigia, il posto nel mezzo per il Signore, non c'è. O sei un credente salvato per grazia, o sei un non credente destinato alla perdizione eterna. Stasera la tua preghiera, la tua scelta, la tua presa di posizione, come Asaf, come quei 300 di Gedeone, come i tralci di Gesù, la tua presa di posizione farà la differenza. E sarà una differenza che riguarda la sorte eterna. Stasera lascia da parte il pensiero un po' smarrito, ma vale la pena essere fedele, sopportare tutto questo, vale la pena credere ancora, aspettare il Signore, le sue promesse. Sì, ne vale la pena. Studiati invece piuttosto di fare passi in avanti per portare più frutto alla gloria del Signore, perché nella tua vita, nella tua casa, nella tua chiesa si vedrà di nuovo la differenza tra chi ha un santo timore di Dio e chi non ha alcuna riverenza per il Signore. Tu sarai approvato, tu sarai approvata, quello non sarà approvato. Tu sarai benedetto, benedetta, quella non sarà benedetta. Lascia stare quello che è della sua vita. Tu pensa al tuo cuore e alla tua comunione con Dio. Alziamoci in piedi, cerchiamo il Signore.